Amiche ed amici di Rete 8 Sport, bentornati in gradinata all'appuntamento del sabato sera, stagione sportiva, stagione calcistica che sta volgendo a termine, quindi risultati che sono già acquisiti per quel che riguarda le promozioni in eccellenza e nei due gironi di promozione, girone A e girone B, la vittoria del Real Giulianova che festeggia già da due settimane, nella domenica passata, nel turno precedente, hanno guadagnato il massimo campionato la Virtus Teramo nel girone A e il Delfino Flacco Porto di mister Bonati nel girone B, partite davvero avvincenti, partite che hanno sottolineato la forza di queste tre compagini. Allora Real Giulianova che accede in Serie D e, come detto, Virtus Teramo e Delfino Flacco Porto che toccano con mano. La Virtus Teramo l'aveva già toccata due anni fa, poi retrocessa, ma tocca nuovamente l'eccellenza insieme al Delfino Flacco Porto. Per quello che riguarda l'eccellenza e naturalmente anche per quello che riguarda la promozione, ora ci sono da completare i playoff e i playout. In eccellenza lo Spoltore ha avuto la meglio all'Angelini di Chieti contro i Neroverdi e allora accedono un po' a sorpresa in finale battendo una delle favorite insieme al Real Giulianova ed insieme l'avversaria dello Spoltore sarà il Paterno che tra le mura amiche ha battuto per 2-1 il Martinsicuro di Guido Di Fabio, Martinsicuro che ogni anno riesce a raggiungere posizioni importanti nella griglia, nella regular season e nella griglia playoff. L'anno scorso per pochissimo davvero dopo il pari in quel di Morrodoro è sfuggita la promozione diretta, ma il Martinsicuro ci ha provato anche quest'anno e purtroppo per loro lo scontro di Paterno è stato fatale. E allora domani alle ore 16:30 allo stadio comunale di Pineto Mariani Pavone la finalissima playoff regionale tra il Paterno e lo Spoltore, tutta da vivere, ma noi guardiamo il percorso delle semifinali e poi torneremo qui in gradinata. Il primo turno dei playoff lo vince il Paterno, ma non senza qualche difficoltà e nonostante l'uomo in più per oltre mezz'ora. Ma alla fine il successo dei marsicani appare abbastanza meritato. Onore comunque al Martinsicuro, presentatosi con 4 under inizialmente in campo e con la panchina composta da tutti gli juniores. Il Paterno può fare affidamento su 2 risultati su 3, ma per i nerazzurri la partita si mette subito in discesa perché dopo soli 3 minuti arriva il bellissimo gol di Baraldi. L'azione si sviluppa sulla sinistra, dove Baraldi intercetta un controllo approssimativo di un avversario. 2 passi verso il centro e rasoiata di destro che manda la palla ad infilarsi a fil di palo, rendendo vano il tentativo in volo di Osso. In vantaggio di una rete, i marsicani cercano di rallentare il ritmo, ma la circolazione della palla risulta abbastanza lenta e il Martinsicuro pian piano prende coraggio. Al 17° c'è un diagonale di Bellini dalla lunghissima distanza, con Cattafesta che si limita a controllare con lo sguardo. Il possesso palla del Paterno non scoraggia i tiramani, che al 21° pareggiano. Approfittando di una ripartenza che vede i padroni di casa eccessivamente sbilanciati nella metà campo avversaria. In area il giovane De Legoschi può colpire senza contrasto e Cattafesta è battuto. Quello che sembrava facile adesso al Paterno non appare più tale. E passiamo al 35°, quando Giglio prova la girata di prima intenzione in area, ma il destro risulta sbilenco e fino alla fine del primo tempo non accade più nulla di importante. Passiamo ora a vedere cosa ha offerto la ripresa, che si apre con un tiro da lontano di Baraldi, ma Osso è ben piazzato. Al 9° c'è un angolo di Gaeta che pesca in area Giglio. L'attaccante prova a coordinarsi, ma senza trovare la porta. Un sinistro dal limite, anche questo senza esito, da parte di Giovanni al 12° e un minuto dopo De Cesaris viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Giglio, lanciato a rete. Adesso è il Paterno che deve cercare di evitare i supplementari e 4 minuti più tardi, dal 5° angolo battuto da Gaeta, Di Fabio stacca in area in perfetta solitudine e insacca imparabilmente. Paterno 2, Martinsicuro 1. Con l'uomo in più la gestione della gara diventa più agevole per gli uomini di Torti, ma il Martinsicuro non molla e al 21° vi mostriamo questo bel tiro al volo di Nepa che Cattafesta devia in corner con un provvidenziale tuffo sulla sinistra. La replica dei nerazzurri è affidata ancora a Giglio che entra in area e tira, ma Osso è ben piazzato anche stavolta.
tre giri di lancette e Nepa attenta all'incolumità di Cattafeste, che è costretto a rifugiarsi ancora in angolo per evitare guai maggiori. E per concludere vi facciamo vedere questo destro di Baraldi dai 25 metri con la palla che si stampa sul palo e torna indietro. 4 minuti di recupero e alla fine il Paterno può festeggiare in attesa di affrontare lo Spoltore per il primato in campo regionale. Chieti Spoltore, semifinale degli spareggi del massimo campionato regionale abruzzese sullo sfondo. Una serie di anelata inseguita da un'intera stagione, ci sono pure i presupposti per una sfida nella sfida, quella tra i due tecnici, con Umberto Marino che non più tardi di un paio di stagioni fa subentrò proprio a Donato Ronci al timone del club nero-verde, sfiorò quei playoff stavolta centrati da entrambi. Fuori Manirelli nel Chieti, parte dalla panchina Giuseppe Catalli che non ha smaltito del tutto le noie muscolari. Lalli deve sostenere il peso del reparto offensivo, centrocampista avanzati Calderaro e Bordoni. Spoltore senza sbaraglia, Alberto Nardone non al meglio, si accomoda in panchina, buona cornice di pubblico, immagini assicurate da Carlo Di Blasio, subito Sanchez, il servizio per Fabrizio Grassi, esplode il destro direttamente sul fondo, velenosa la conclusione del sindaco Grassi, schierato a ridosso di Paquito Morales e di Mario Sanchez, deve spingere lo Spoltore. Il Chieti, forte del doppio risultato a disposizione, attende e riparte con lampi e estemporanei. Qui Simone Bordoni col destro, la risposta senza particolari problemi da parte di De Torre, e tutto qui il primo tempo. Chieti che si difende con ordine e prova a ripartire di rimessa nella ripresa. Siamo subito all'affondo decisivo, disposta male la retroguardia teatina, vitale per Sanchez e la rete che rompe l'equilibrio, l'1-0 Spoltore. Chieti tramortito e il vantaggio spoltorese. Poi esce Giacomo Calderaro piuttosto spento dentro da Daniel Margarita, in precedenza anche Catalli a rinfoltire il reparto avanzato teatino, catena di destra, palla in aria, due calciatori del Chieti a terra in sequenza, i neroverdi reclamano il calcio di rigore, azione che prosegue, si avventa Simone Bordoni, la frustata di testa che non c'entra lo specchio della porta, ma adesso la situazione è capovolta, il Chieti che deve attaccare alla ricerca del pareggio, evanisce, prende il posto di un esausto Sanchez, 16 reti stagionale per il classe 91 spagnolo proveniente dal Vigia Verde. Alla disperata siamo nel recupero, il Chieti con la forza dei nervi, quasi di inerzia, Umberto Sassarini scarica il boli della risposta provvidenziale da parte di Fabrizio De Torre, c'è anche la sua firma sulla vittoria dello Spoltore che va materializzandosi. Errore sanguinoso in fase di riproposizione, la squadra di Ronci può raddoppiare, Salvatore preso in controtempo, Petre che cestina lo 0-2 proprio sul fischio finale. Lo Spoltore interrompe il cammino del Chieti verso la D, gli azulgrana ottengono il pass per la finale col Paterno. A fine gara poi l'esterno dello stadio, la contestazione dei sostenitori teatini che la prossima stagione dovranno ripartire ancora dall'eccellenza. Eccoci tornati, e allora dopo aver conosciuto le due finaliste del playoff d'eccellenza scendiamo sotto, scendiamo a bassa classifica perché il San Salvo è retrocesso come ultima posizione. Allora la squadra di mister Gelsi l'anno prossimo disputerà il campionato di promozione, ma ci sono da giocare i play-out. Play-out che vedranno di fronte River Chieti contro Miglianico e Cupello, un po' a sorpresa soprattutto dopo i risultati delle ultime domeniche, Cupello contro Montorio 88. Casualità, l'ultimo scontro è stato proprio quello di Cupello, tra Cupello e Montorio 88, terminato sullo 0-0. E allora squadre che nell'arco di due settimane dovranno riaffrontarsi, ma questa volta la posta in palio è importante. Ricordiamo il regolamento: Cupello e River hanno il vantaggio del miglior posizionamento in classifica, e allora alla fine del match, al 90esimo compresi naturalmente i supplementari, la squadra, in caso di parità, la squadra miglior posizionata avrà il vantaggio di rimanere in eccellenza, e per le altre ecco c'è lo scotto da pagare di una posizione di classifica peggiore, e allora a quel punto, in caso di parità, le squadre miglior posizionate, lo ripeto, avranno il vantaggio del risultato. Match naturalmente che noi seguiremo, saranno match importanti. Storicamente il Montorio da 21 anni in questo campionato, quindi farà di tutto per rimanere in eccellenza. Dall'altra parte il Miglianico, in quel del River Chieti, al Celdit avrà un impegno durissimo anche
anche perché i rosanero sono davvero in forma e nelle ultime giornate hanno impattato anche nel derby contro il Chieti. E allora tutto da seguire, tutto da vedere, perché ora il momento è topico e non si può più sbagliare. La Miternina nel 34esimo ed ultimo turno di eccellenza supera il San Salvo e, complice i contemporanei pareggi di River Chieti e Cupello, conquista la permanenza diretta nella categoria. Epilogo di stagione amaro per i biancazzurri, da stasera in promozione. In casa Miternina può iniziare la festa. Il San Salvo saluta l'eccellenza dopo aver conquistato una Coppa Italia ed una partecipazione ai playoff. Non posso rimproverare niente a questi ragazzi, hanno dato l'anima, soprattutto non durante le partite, ma c'è stata la disponibilità in tutti gli allenamenti fatti. Al di là dei giocatori sono uomini, questa è la cosa che voglio ringraziare. Ai playout avversario sarà il Miglianico. I can't do well when I can't keep on leaving, but I know I tried.
Emilianico supera lo Spoltore per 1-0 e si guadagna un posto nei playout. A Cupello i rossoblù di casa si sono complicati la vita e sono arrivati all'epilogo della fase regolare senza avere la certezza di rimanere in categoria. Mancano 3 punti per decidere da soli il proprio destino. In caso contrario bisogna fare affidamento sulla buona sorte e su eventuali risultati favorevoli provenienti dagli altri campi. Decisamente peggiore è la situazione del Montolio, che deve fare punti per evitare l'ultimo posto e puntare tutto sui play-out per cercare di conquistarsi la 22esima partecipazione consecutiva nel massimo campionato dilettantistico regionale. Il risultato finale a reti bianche penalizza entrambe le contendenti, costrette a rivedersi tra 2 domeniche per una delle 2 gare di play-out in programma. E allora abbiamo completato la panoramica sul campionato di eccellenza e adesso entriamo nel campionato di promozione girone A. La Virtus Teramo ha ottenuto la promozione diretta con 76 punti, alle sue spalle il Pontevomano che ora attende la finalista per quel che riguarda il girone B. E allora Pontevomano che fino al 20 maggio potrà riposare, e noi tra poco ascolteremo il direttore sportivo della squadra giallonera, Aurelio Massacci, che ci farà conoscere un po' lo stato di forma fisica ma soprattutto mentale della sua squadra, dei suoi ragazzi, e naturalmente ci indicherà se per lui c'è una favorita per questo scontro finale. Allora parliamo di promozione, esattamente della promozione girone A. Siamo con un amico di vecchia data di Gradinata, Aurelio Massacci, direttore sportivo del Pontevomano Calcio, che, lo dicevamo a microfoni spenti, ha fatto molto ma molto di più rispetto a quello che sulla carta vi aspettavate. Ma sicuramente, io il 31 luglio, quando abbiamo iniziato la preparazione, avrei firmato perché il Pontevomano a fine anno avesse fatto i 74 punti. Poi c'è stata una squadra che ne ha fatti 76, noi facciamo i complimenti, però noi siamo soddisfatti di questo. Adesso attendete la finalista, no? L'altra finalista dall'altro girone. Naturalmente non fate pronostici e credo che non ci sia una favorita, però dove può il Pontevomano avere la meglio rispetto all'altra squadra, quella del girone B? Quali sono le caratteristiche maggiori per portare a casa questa promozione? Ma non lo so, vogliono tante componenti. Io penso che la fortuna su tutti, perché adesso si gioca il 20 maggio, noi saremo fermi 3 settimane, sarà sicuramente, ci dovremo allenare bene, essere concentrati, e questo lo sai meglio di me che è difficile in 23-24 giorni, quindi cercheremo di allenarci al massimo, di fare più amichevoli e tenere sul morale, ragazzi. Poi le componenti non lo so, speriamo di essere, ci vuole anche un po' di fortuna, anche essere fortunati, ce la giochiamo, poi quello che viene, noi prendiamo tutto quello che viene, perché ribadisco, abbiamo fatto un campionato sopra ogni pronostico, quindi la società è contenta, io pure, quindi il mister è contento, ma pure i ragazzi. In vetta è stato deciso, i playoff vi vede protagonisti, e sotto invece c'è bagarre, il notaresco retrocesso da qualche settimana, lì possiamo azzardare qualcosa, visto una squadra più in forma delle altre, o se c'è una squadra che è mentalmente più predisposta ad affrontare il playout?
Ma sicuramente io penso che Mutignano uscirà fuori, perché l'ho vista, noi abbiamo perso il campionato contro di loro, diciamo, perché prima di incontrare Mutignano eravamo a pari punti. Ho visto una squadra in forma, quindi la vedo dura per il Montaurei, però poi le partite vanno giocate. Mentre lo scontro Sandomero-Tossicia secondo me è molto equilibrato, perché sono due squadre che si equivalgono, anche se Sandomero ha dalla sua il doppio risultato al 120esimo, quindi penso che un po' di vantaggio ne abbia, però il Tossicia non è una squadra, è una buona squadra. Noi abbiamo sofferto tanto a Tossicia. Naturalmente con te posso aprire un discorso anche relativo all'eccellenza. Tra poco apriremo una finestra proprio su questo campionato, il massimo regionale. È andato tutto come ti aspettavi o qualche sorpresa, soprattutto nelle semifinali playoff? Ma sicuramente il Chieti che perde in casa è una sorpresa. Ti dico la verità, non così tanto, perché io non ho visto un paio di volte, non mi ha entusiasmato, però magari nei playoff pensavo facessero meglio. Lo Spoltore sicuramente è quella che arriva meglio di tutti, però il Paterno è una corazzata. È una corazzata dei giocatori importanti. Io penso che queste partite non si è lasciata, quest'anno non si è lasciata scappare. Domenica quindi sei libero, andrai a vedere questo match oppure a riposo a casa? Penso, te lo devo dire, penso che vado a Casalbordino Ortona, vado a vedere la prima semifinale del girone che mi interessa, io faccio questo. Perfetto, allora grazie anche ad Aurelio Massacci, direttore sportivo del Ponte Pomano Calcio, che attende l'altra finalista, che l'avversaria che l'attenderà dopo lo scontro, e allora orecchie ben dritte, perché, e occhi soprattutto ben in vista sul terreno di gioco, perché la visione di questo scontro poi permetterà, incrociamo le dita al Ponte Pomano, di conoscere meglio la propria avversaria. Nel girone B invece mister Bonati ha davvero fatto il miracolo, perché ha fatto vincere il campionato al Delfino Flacco Porto. E allora, una squadra pescarese, se non erro da circa 20 anni non aveva una propria rappresentante all'interno di questo importantissimo campionato, e noi andiamo a rubare le immagini per farvi vedere come hanno festeggiato i ragazzi del Delfino Flacco Porto per questo ingresso in eccellenza. Seguiteci. Adesso lasciamo il calcio, quello un po' più importante, e vogliamo dedicarvi uno spazio simpatico, ma non solo, di ragazzi che nella vita e nello sport ci mettono tanto impegno. E allora noi apriamo la nostra telecamera, apriamo le nostre immagini, perché vi vogliamo far conoscere un mondo bello e particolare. Siamo qui con Danilo Pendisano, coordinatore nazionale del campionato di quarta categoria FIGC in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano. Questa mattina ho trovato un clima molto molto accogliente, squadre sempre più agguerrite nel senso sportivo del termine ovviamente,
e spero che sarà che passeremo una bellissima giornata di sport insieme. Ci auguriamo che il prossimo anno riusciremo a coinvolgere nuove società per far crescere questo progetto e questo campionato. Altri due, vinciamo, dai! Vinciamo? Sì, questi qua sono forti, speriamo che vinciamo la partita, vinciamo, dai! Perché siamo una squadra competitiva e siamo ragazzi molto orgogliosi di giocare a pallone e abbiamo una grande società appresso. Grazie. Bocca al lupo anche agli avversari. L'importante è divertirsi. Mamma e babbo saluta, i miei nonni, i miei zii e gli zii e i miei cugini. Eccoci tornati in gradinata, come sapete da quest'anno riusciamo ad attivare questo mix tra sport e cultura e allora io con molto piacere lascio il microfono a Barbara Passerini che per circa un quarto d'ora ci terrà compagnia. Poi però non cambiate canale, rimanete incollati davanti ai vostri televisori perché torneremo a parlare di sport. Linea a te Barbara. Che ti mando da quando ho cominciato a tenere il conto, tu mai mi rispondi e io continuo a scriverti per dispetto, non lo so se è un dispetto che ti faccio a te o un dispetto che mi faccia a me, qua dentro sta tutta la rovescia. In basso a destra del foglio vicino al bordo bruciato, tua Gemma. Stiamo provando, quindi diventa che viene presa e portata in manicomio. Ciao cara! Ciao! Ma siamo a caro amico, noi siamo le prime prove che facciamo. Buonasera e benvenuti a un altro degli incontri sulla scena con i protagonisti dei teatri abruzzesi di ACS.
Questa sera siamo qui per un appuntamento un po' particolare, quello con Zone Libere, il progetto di residenze artistiche di ACS, Abruzzo Circuito Spettacolo, e in particolare con un lavoro di cui parleremo qui con Elisa Di Usanio e Andrea Lolli, un lavoro che si sta costruendo proprio in questi giorni su questo palcoscenico. Elisa, parlaci un attimo di questa esperienza di residenza. Noi in questi giorni ce lo ripetiamo sempre perché è veramente un privilegio avere un teatro a disposizione dove poter mettere in atto il percorso creativo, perché è una cosa che non accade praticamente mai. Infatti ho detto anche ad Eleonora che per noi è un'esperienza davvero utile e importante, perché comunque abbiamo uno spazio a disposizione del genere, quindi poi veramente ad libitum per tutto il giorno, per cui siamo a casa, cioè ci sentiamo proprio bene, e quindi sono veramente entusiasta di fare questa esperienza che adesso ha una prima tranche di una settimana. Poi avremo una seconda residenza più ampia di 2 settimane, dove costruiremo il primo studio definitivo sullo spettacolo. Quindi è proprio un work in progress lento, perché io ho voluto avere tanto tanto tempo a disposizione per andare a fondo di questo percorso. Sì, perché stiamo parlando di un lavoro che nasce dallo scritto di Anna Carla Valeriano, Ammalò di testa. Anna Carla ha raccolto documenti, lettere private che erano proprio delle pazienti, tra virgolette, del manicomio di Teramo. Sì, ma io era tempo che volevo fare un lavoro legato alla mia origine, alla mia città, e il libro di Anna Carla è arrivato per caso ed è stata una folgorazione. In più io e Anna Carla siamo molto vicine perché abbiamo fatto il liceo insieme. Io chiedo scusa per le cioce, però fanno parte del personaggio. Siamo state compagne di banco, per cui ho detto questo è il progetto giusto al momento giusto. Me lo sono presa per prima e quindi sono molto contenta di farlo. La residenza artistica come strumento per creazioni che hanno un linguaggio nuovo e di ricerca in qualche modo all'interno del teatro contemporaneo, che importanza hanno? Posso dire solo questo, semplicemente che siamo in un mondo dove il caos fa da padrona, è tutto veloce, tutto velocissimo, e oggi anche i percorsi creativi, i film, gli spettacoli hanno dei tempi talmente brevi che uno non fa in tempo davvero ad entrare in una cosa, e uno dice ma che cosa sto facendo? Per me un percorso creativo ha bisogno di tempo. Per questo che io ho combattuto fortemente ed è arrivata questa occasione di questa residenza così lunga, che ho detto questo è veramente un tesoro che ho per le mani, che abbiamo per le mani noi artisti, che possiamo farlo, perché è un privilegio che non ha nessuno quasi più ormai. Io spero che questo viaggio possa essere il più lungo possibile, e poi alla fine l'atto creativo in sé sarà la parte forse meno interessante, credo. E penso anche per i miei compagni di viaggio, che sono Andrea Lolli. Vuoi dire qualcosa, Andrea Lolli? Oggi lavorare in teatro, che comunque rimane per un attore forse una delle cose più belle, però è sempre un lavoro su commissione. Alle volte non riesci a fare veramente quello che vuoi fare, magari cerchi di mettere quel poco che sai fare o che presumi di saper fare in situazioni che non ti soddisfano pienamente. In questo caso io devo dire personalmente che noi abbiamo avuto la fortuna, la bravura anche sua, di riuscire a trarre una scrittrice, una drammaturga bravissima, che è Letizia Russo, bravissima, straordinaria, che ha scritto questo testo ispirandosi appunto al libro, ma prendendolo da un'altra parte. Ha narrato tutto questo attraverso la storia di 2 persone semplici, umili, è fondamentalmente anche una storia d'amore. Avere un testo così bello, così forte, così dove dobbiamo solamente essere noi a saperlo guidare, è come una macchina straordinaria e noi dobbiamo essere in grado di saperla guidare, ed è non è sempre, non succede sempre. Non è una cosa così comune oggi come oggi. Così come non è comune avere il privilegio di scegliere la propria squadra di lavoro, che per me è fondamentale. Sono tutti innanzitutto abruzzesi, e questo ci tengo a dirlo, perché noi abbiamo Letizia Russo, che comunque vive a Pescara, Daniele Muratore, che è il nostro co-regista, che è di Vasto ed è un artista straordinario, e poi ho il privilegio di avere Stefano De Angelis, che è un po' il mio gemello. Stefano ha portato una proposta
proposta davvero interessante che vorrei che tu presentassi qui per noi. Siamo andati a cercare la follia in una musica che magari possa anche restituire un po' delle emozioni del tempo, perché questa è una storia comunque che si ambienta, diciamo, nel tempo del fascismo, e poi cercare in un certo modo di giocare pure con le mie caratteristiche di musicista, e quindi di creare una sorta, no, di viaggio anche tra le musiche tradizionali e le musiche intime, interiori, più metafisiche. Secondo me è molto azzeccata. Ho scoperto un talento straordinario inedito in mia cugina Angela Di Usanio, che mi darà una mano con i costumi, perché è straordinariamente brava. Diciamo che per me è sempre stato un gioco il mascherarsi, il trasformismo, e invece Elisa ha voluto vedere, diciamo, del talento in questo mio giocare, e quindi la ringrazio, perché è un'esperienza bellissima poter vedere uno spettacolo nascere e crescere, farne parte veramente è un grande orgoglio. Io voglio ringraziare anche la squadra del Florian di Pescara, ci stanno dimostrando davvero un grande entusiasmo, e questa è una cosa rara, e siamo molto contenti, e colgo l'occasione per ringraziarli. Allora, grazie, vi lasciamo alle vostre prove, alla vostra costruzione dei personaggi, della storia, dei toni, dei colori. Ci rivedremo nell'ultimo giorno prima della prova per vedere cosa è venuto fuori da questo breve lasso di tempo. Siamo qui con Eleonora Coccagna, direttore di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, che è programmatore di questo e l'organizzatore di questo progetto Zone Libre, attività di sostegno alla creazione contemporanea. Di che si tratta? Si tratta di un progetto, diciamo, di residenza artistica, che però ha radici molto lontane per quanto ci riguarda, perché dal 2006 che ospitiamo artisti in residenza. Avevamo una sede un po' diversa ed era il Teatro Spazio Electa. Qui quest'anno siamo arrivati al Teatro Comunale di Teramo, per cui il progetto si è evoluto, ed è per questo che abbiamo deciso di cambiare anche il nome. Confidiamo nel fatto che questo progetto possa dare la libertà che si merita un artista che è in creazione, senza avere l'assillo di dover andare in scena, di debuttare, ma avere proprio una zona libera di creatività e pura, che forse non arriverà a un qualcosa di fatto, forse rimarrà lì e verrà ripresa qualche anno dopo, non lo sappiamo. Per quest'anno è la prima residenza, nel 2018, contenta di averla affidata a Elisa Di Usanio, che è una teramana, però si susseguiranno adesso al ritmo sempre più incalzante tanti altri artisti. Quanto è importante quindi, secondo te, l'opportunità data a questi artisti giovani? Quanto può essere importante per loro avere uno spazio come un teatro, con tutta poi la tecnica che un teatro ha dietro? Per loro, io ho capito con il tempo, che diventa fondamentale avere uno spazio. Quindi, se non altro uno spazio, poi è chiaro che con le possibilità che man mano spero riusciremo a cogliere, riusciremo ad aiutare, a supportare la creazione anche con altro, perché è chiaro che produrre è molto costoso, però sono contenta almeno per il momento di cominciare a supportarli in questo senso. Tra l'altro è importante anche per il territorio, che usufruirà probabilmente della prima uscita di questo nuovo lavoro, no? Assolutamente sì, diventa fondamentale per il Teatro Comunale di Teramo, diventa fondamentale per Teramo, ma diventa fondamentale anche per la Regione Abruzzo. Avere anteprime qui non è poco, perché Roma è a due passi, e quindi noi ci stiamo prendendo anche l'opportunità di far debuttare dei lavori, magari in anteprima, e che poi debuttano a Roma, dei lavori anche importanti. Quindi questi soltanto sono i primi passi che facciamo in questo nuovo spazio. Siamo qui con Anna Carla Valeriano, che è l'autrice di Ammalò di testa, questo testo straordinario nato dalle esperienze reali di queste donne nel manicomio di Teramo, e quindi ecco lei che in poche parole ha tirato fuori da quelle mura Gemma e Bernardino. In realtà Gemma e Bernardino danno voce alle tante voci che io ho incontrato nel corso del mio lavoro di ricerca, che poi sono confluite in Ammalò di testa,
perché è un libro corale, perché racconta le vicende del manicomio di Teramo, ma racconta appunto tante piccole storie, tante micro storie di uomini e donne che in quei luoghi hanno consumato le loro esistenze. E per cui io penso che sia un lavoro davvero prezioso, e poi vederli in scena è un'emozione molto forte. Dicono, pensano che io sono bravo ad ubbidire, ma anch'io lo pensavo di me, lo dicevo fino a stamattina, fino alla neve fatta di carta, quando gli alberi di ulive mi dicevano di non andare, ma i piedi mi camminavano l'una. Una settimana è passata, molte cose sono state fatte, molte sono ancora da fare. Dici cosa è successo in questa settimana e dove vuoi arrivare? Per noi è stata una settimana determinante, perché ti accorgi, noi venivamo da qualche giorno di sala prove a Roma, siamo arrivati qui e ti accorgi veramente di quanto può essere potente e magico un luogo come quello del teatro, del palcoscenico, cioè avere già solo una suggestione di una luce addosso, la sala buia, percepire uno spazio diverso, più ampio, però allo stesso tempo più accogliente, e ci ha fatto fare uno scarto notevole. Noi ci siamo resi conto che in pochi giorni abbiamo già messo a fuoco delle basi importantissime. E adesso cosa prevede, no? Lo step successivo? So che c'è un altro periodo di residenza qui al Teatro Comunale di Teramo. E come si evolve questo lavoro? Sì, noi andremo avanti da fine luglio per una residenza più lunga, che supererà credo le 2 settimane, dove andremo a costruire e definire ciò che sarà il primo studio sullo spettacolo. Questo studio verrà poi portato a Pescara in un festival di teatro contemporaneo e in uno spazio off a Roma che appunto accoglie proprio i progetti in via di lavoro, e per noi è interessante per continuare a rodare, per continuare ad avere feedback, perché questo percorso di condivisione ci comincia a piacere molto. E poi andremo in produzione nel 2019, in seconda parte di stagione, dove lo spettacolo sarà pronto per girare, perché l'obiettivo è quello di fare un'anteprima a Teramo, sicuramente, perché il lavoro partirà da qui, circuitarlo quanto più possibile in Abruzzo, per poi arrivare con calma nelle città dove vogliamo che arrivi. Però ripeto, slowly, molto tempo, molto tempo. Grazie, e allora ancora buon lavoro, molto è stato fatto, molto si dovrà fare, ma tutti i presupposti per un grande successo ci sono, secondo me. Grazie. Ciao. Ciao. Ed ora andiamo a vedere la nostra scheda per gli appuntamenti da non perdere questa settimana nei teatri abruzzesi. Abruzzo dal vivo, gli spettacoli da non perdere questa settimana. Sabato 5 maggio al Teatro Comunale di Orsogna alle ore 21, Mari, premio speciale della giuria del premio Riccione 2003. Domenica 6 maggio al Teatro Comunale di Teramo, ore 18, Coppelia del Balletto di Roma Junior Company. Martedì 8 maggio al Teatro Marrucino di Chieti alle ore 21 per la rassegna di teatro emergente, sempre domenica, vincitore del premio Inbox dal vivo 2017. Venerdì 11 maggio alle ore 21, sabato 12 maggio alle ore 17 al Teatro Marrucino di Chieti e domenica 13 maggio al Teatro Comunale di Lanciano alle ore 18, Copenaghen con Orsini, Lo Iodice e Popolizio. Sabato 12 maggio al Teatro Thalia di Tagliacozzo alle ore 21, Forza, il meglio è passato con Giorgio Pasotti. Scarica subito l'app Abruzzo dal vivo, avrai informazioni tempestive su spettacoli e promozioni e potrai comprare i tuoi biglietti con un solo click.
Prima della chiusura di questo nuovo appuntamento con Gradinata, vogliamo lasciare spazio, lo spazio classico che lasciamo al CSI con il proprio comitato provinciale di Teramo, Angelo De Marcellis, che ci inquadrerà un attimino quelle che saranno le attività prossime, soprattutto estive, del suo comitato, che come sempre, come tutti gli anni, rende vivo non solo l'aspetto sportivo, ma anche e soprattutto l'aspetto sociale. Con il presidente provinciale CSI Angelo De Marcellis è entrato il mese di maggio, un mese pieno di impegni a livello sportivo, ma devo dire anche che sotto l'aspetto sociale il CSI non si fa mai mancare nulla. Allora possiamo calendarizzare questi appuntamenti? Ce li può così mettere davanti agli occhi in modo tale che tutti gli appassionati possano seguirli? Assolutamente sì, maggio si conferma un mese cruciale per le attività del Centro Sportivo Italiano, perché proprio in questi giorni si conclude il campionato regionale, il campionato nazionale di ginnastica ritmica, che all'Ignano Sabbiadoro ha attribuito un numero enorme di medaglie per le nostre ginnaste, le nostre piccole ginnaste abruzzesi. Quindi sicuramente un appuntamento importantissimo che sarà seguito sempre all'Ignano Sabbiadoro a fine maggio con il campionato nazionale di ginnastica artistica. Abbiamo poi invece a livello locale delle iniziative che portano a conclusione i nostri campionati degli sport di squadra, sia a livello giovanile con le tante squadre che abbiamo nella pallavolo e nel calcio, dove ovviamente i ragazzi si confrontano in un torneo molto avvincente, e quindi nei primi due weekend di maggio ci saranno le finali appunto del mini volley e del calcio a 7 giovanile del CSI per le categorie under 10, under 12, under 14. Poi abbiamo le finali rivolte agli adulti, quindi agli Open, che si terranno a Giulianova il 19 e 20 maggio prossimi, quindi nelle giornate di sabato e domenica, e a seguire nel weekend successivo a Lanciano si svolgeranno i campionati regionali sempre degli sport di squadra. Diciamo che poi entreremo diciamo in maniera molto determinata a giugno con il primo weekend, dal 1 al 3 giugno con gli Open Games. Sport, divertimento, turismo, amicizia, mare, musica, spettacolo e tanto entusiasmo sono tutti gli ingredienti di CSI Open Games, la manifestazione che punta a sviluppare sulla costa adriatica teramana un'attività sportivo-ricreativa aperta alla libera partecipazione delle società provenienti da tutto il territorio nazionale. La Kermesse intende coinvolgere in un'esperienza irripetibile gli appassionati di diverse discipline sportive e favorire gli aspetti aggreganti socializzanti rispetto a quelli tecnici e agonistici. L'edizione 2018 si terrà dal 1 al 3 giugno a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. La scelta di queste cittadine non è casuale. Ricettività, impianti sportivi e caratteristiche del luogo ne fanno il fiore all'occhiello, rendendole consone anche per familiari e amici al seguito degli atleti. Tra le attività sportive attivate ci sono il calcio a 5 nelle categorie under 8, 10, 12, 14, open maschile e femminile, la pallacanestro nelle categorie open maschile e over 40 e la pallavolo nelle categorie open misto e open femminile. In questo grande contenitore troverà spazio anche un clinic di danza con ballerini di fama nazionale e un relativo concorso, un vero e proprio meeting che sarà occasione di confronto in questo specifico settore. Negli impianti sportivi e sulle spiagge del litorale teramano, con la caratteristica accoglienza dello staff CSI, ci sarà così l'opportunità di gioire per un gol, rilassarsi sotto l'ombrellone e passare delle serate spensierate con le proposte di animazione appositamente preparate per tutti gli sportivi. Iniziative di natura culturale ed enogastronomica con finalità aggregative di promozione delle bellezze paesaggistiche e monumentali del territorio provinciale faranno anche da contorno alla manifestazione. Stiamo veramente entrando a pieno regime, diciamo, e poi l'appuntamento del 3 giugno in quel di Prati di Tivo, appuntamento ormai classico per far conoscere, come amo dire io, non solo lo sport ma anche il territorio da valorizzare.
Il podismo si rivela ancora una volta uno strumento, un veicolo eccezionale per far conoscere il territorio, soprattutto le aree interne, in questo caso Prati di Tivo, una località che molto spesso appunto viene accostata allo sci e in questo caso si conferma per il secondo anno consecutivo questa corsa del Gran Sasso organizzata dalla Petruzzi Runners, una manifestazione davvero avvincente che quest'anno avrà tante novità, tra cui l'introduzione del campionato nazionale per i commercialisti, che saranno anche loro, faranno parte del gruppo che intraprenderà il percorso intorno all'anello dei Prati di Tivo. E poi nel mese di maggio sempre abbiamo una manifestazione molto importante, ci tengo a ricordarla perché è dedicata ad un ragazzo che è scomparso, Nicola Puliti, un torneo di calcio a 5 che si svolgerà presso il circolo Interamnia, una manifestazione che da quest'anno si avvale della collaborazione del Centro Sportivo Italiano, quindi con la presenza dei nostri arbitri, la copertura assicurativa del CSI e tutto il supporto tecnico che abbiamo dato a questa nuova associazione che è dedicata proprio a Nicola Puliti. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, naturalmente su Rete 8 Sport, passione infinita.